E ragazzi, oggi c'è Toret e stiamo girando questo cosa vuol dire guidare a Napoli di sera. Lui ha la Grom, Carlottina ha la Sim e io ho l'MT09. Abbiamo appena finito di girare il video dove lui impenna diverse moto in circle. Guardatelo, è bravissimo. E vabbè, vi lascio la in alto se non l'avete visto. Basta ragazzi, basta, impennate sul canale. Mi fai un circle qui, come gli americani. Povera targa. Adesso entriamo nel vivo della giungla, ragazzi, dove le persone attraversano, girano, non rispettano gli stop. Ci sono i tizi che impennano, questi scostumati. Oh! Lui che se la pinna. Spingiamolo! Spingo qua! Guardi, si parla della spinta, la mettiamo perché non c'ho la frizione. Vai! Quando si può, ragazzi, aiutate. Madonna mia, ste strade, è un intossico veramente guidare la moto. C'è lui che se la pinna così. E anche in pendenza, cioè bravissimo, guarda là che equilibrio. Veramente che equilibrio, bravo, bravo, bravo. E si fa anche la curvetta, anche la curva. No, fai paura. Da questo, cioè, cioè questo è passato col rosso, ma guardalo pure storto, capito? Voleva avere pure ragione. Meno male che uno c'ha sempre 10.000 occhi aperti e sa che siamo una città di cazzoni. Ah, giusto attraversare in curva, eh. Almeno non in curva. Troppo divertente sta motoretta. Hai visto? Troppo divertente. Ma guardi, sei infilato, ti vuoi infilare tra le due macchine, cioè, ma io non mi spiego, come guidate, non mi spiego. Eccolo. Non ti fermare, non ti fermare. Devo ammettere questa cosa di Napoli. È una merda. No, cioè la strada è una merda perché... Questo lo sappiamo. Ma ti devo dire che col traffico non mi ci trovo così male. Ma perché? Molto di più. Però perché? Perché qui sono abituati che i motorini si infilano, capito? Se non rispetti le regole vai bene. Se provi a rispettare le regole lo acchiappi nel culetto. Noi che siamo malati andiamo benissimo. Carini e coccolosi, ragazzi. Carini e coccolosi. Buongiorno. Ma non è più la targa, l'hai tolta tu? Tutto a posto? Abbastanza bene. Come ti stai trovando con i guanti? Abbastanza bene. Male? Io e non vanno bene così, che rischi di farti male. Hai buttato 90 euro, signori? Sì. A few moments later. Vedi, già è bella che è pronta. Guardala. Ne hai montate tante, ma non l'hai mai guidata. Un casino, ma mai provata. E oggi ti potrai divertire un po'. Bene, bene, sono curioso. La Factory è proprio attraente. Questa come naked, come mezza spoglia, perché poi alla fine avanti gli hanno lasciato un bel groppone personalmente per una naked. È affascinante. Al suo perché a me mi piace molto la sella così. C'è il posteriore spettacolare. Abbiamo ritirato la Tuono Factory. Abbiamo ritirato la Tuono.
Abbiamo ritirato la Tuno Factory da Area 101 e ragazzi l'abbiamo dovuta dare a Toret. Sono un po' dispiaciuto, però non vi preoccupate che a breve ve lo porterò anche io un test ride sul canale. Ci siete? Seguite me? Non c'è l'antimpennata. A me ha slittato sta stronza. Facciamocela insieme su sta salita, una bella pinna. Ha la bicicletta in mano lui, sì. L'ha presa da 2 secondi e la impenna col ginocchio sulla sella. Non lo concepisco, capito? Non lo concepisco proprio. Ah, ma lei è ancora su una ruota. Aia, fa male strisciare il dito a 150 all'ora, cazzarola. No, 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 no. Stavo perdendo la savoretta in impennata. È pazzo! È riuscito, ragazzi, c'è un vento fortissimo. Ragazzi, l'unica cosa, vi voglio bene, fateci fare un attimo una ripresa, non ci venite dietro, dobbiamo fare un attimo una ripresa e poi mi fermo qua. Vabbè, dateci un secondo che c'è il sole perfetto per fare una clip e ritorno. Ciao ragazzi, a domani se venite allora. C'è Toretto lì che fa gli stoppi con la Tuono, fa paura quel bastardo. Lui, dimmi! Stanno venendo i carabinieri, Stiamo andando via! Stanno venendo i carabinieri, andiamoci! Stanno venendo i carabinieri, andiamo! Carini e coccolosi, ragazzi! Carini e coccolosi! Che bello! Questo tramonto rosso rosso! Ti devi sciogliere tanto per le curve, tu! Devi fare un po' di pista! Puoi andare con questa limatola! Entri proprio in pista! Perché no? Puoi portare tutti i tipi di moto in pista, No, non guardare, tranquillo. Ah, la giungla, la giungla! Rischi di fare un morto ogni 2 metri. Si stigliano dalla macchina. Che è una giungla! Com'è a guida a Bologna? Ma com'è bello? È un'altra storia! Vieni qua e ti dimentichi di come si guida legalmente! Ma devi dimenticarti, perché guarda qua! C'è! Immagino lui cosa pensa! Sì! Il bello è che mo mi sto portando tutti gli youtuber del nord qua, no? E quando vengono qua rimangono come i cazzoni, cioè non se l'aspettano! Non devi rispettare le regole, è tutto al contrario! Dai, muovete! Guarda, guarda, il my friend fermo in mezzo alla strada, avanti alla polizia, attraversando in curva e non gli fanno un cazzo! C'è, ma è assurdo, te l'ho detto! È assurdo, è assurdo! Ti serve un piede? No, no, grazie, sono arrivato, grazie. Tranquillo. Eh? Per spingerlo, lo spingevo col piede. Oh, guarda questo. Sì. Ma è normale. Voleva avere ragione, hai visto? E finisce anche oggi un'altra avventura. Bello questo filtering. Ti piace? Qua poi si è abituati che uno si infila nel traffico, quindi le macchine principalmente stanno sempre su chi va là. Io mi sto pisciando sotto, per esempio. Ma è da stamattina, che non faccio io. Ah, ciao ragazzi, alla prossima avventura.